Dopo aver eseguito il login in ESEP, clicca su Networking nel menu in alto. Nella pagina che si apre, scegli la sottosezione Projects. In questa pagina è possibile visualizzare tutti i progetti eTwinning presenti in ESEP. Prendere visione di altri progetti permette di trovare spunti per il proprio progetto e soprattutto per chi è alle prime armi consente di vedere e capire come strutturarlo. Per cercare un progetto puoi scrivere una parola chiave nella barra di ricerca. Se desideri affinare la ricerca, clicca su Show Filters. Puoi scegliere, ad esempio, la materia, il paese, la lingua e il range di età degli alunni. Selezionando i filtri, la lista dei risultati si aggiorna in maniera automatica. Hai anche la possibilità di scegliere l'ordine in cui visionare i progetti, dal più recente o per titolo. Di ciascun progetto presente nella lista puoi vedere la data di creazione, il titolo, l'inizio della descrizione. Per visualizzare la scheda del progetto al completo, clicca sul titolo. Nella pagina che si apre puoi leggere maggiori informazioni sul progetto e vedere chi sono i membri partecipanti. In alto puoi vedere se il progetto è attivo e la data in cui è stato creato. Inoltre puoi visualizzare l'area di lavoro riservata al progetto, il cosiddetto Twin Space. Per farlo, clicca su Go to TwinSpace. Ricorda che non essendo partner, potrai soltanto visualizzare eventuali contenuti che sono stati resi pubblici e ciò è più probabile se il progetto è ormai chiuso. In generale, consigliamo di non prendere parte a progetti che sono già in corso. Tuttavia, se ne trovi uno particolarmente interessante, avviato da pochi giorni e con pochi partecipanti, puoi provare a contattare i fondatori per proporti come partner. Accedi alla scheda del progetto e cerca i fondatori tra i membri. Puoi visualizzare il ruolo del membro sotto al nome. Una volta trovato, clicca su View Profile e dal suo profilo invia un messaggio privato. Un'altra fonte di ispirazione per realizzare un progetto eTwinning sono le buone pratiche che trovi sul sito nazionale eTwinning.indire.it nella sezione Storie. Si tratta di progetti che hanno vinto premi nazionali ed europei, che possono essere fonte di idee innovative, strategie didattiche e approcci efficaci. Puoi cercare i progetti filtrandoli in base a livello scolastico, competenze chiave, materie coinvolte. Selezionando i filtri, la lista dei risultati si aggiorna in maniera automatica. Per visualizzare la scheda del progetto al completo, clicca sul titolo o sull'immagine. Tra tutte le informazioni disponibili ci sono l'esperienza con eTwinning raccontata dal docente che ha realizzato il progetto, il video con la sintesi del progetto, i certificati e i premi ottenuti e il link diretto allo spazio di lavoro TwinSpace.